siamo con Angela Fontana, la protagonista del film Lucania di Gigi Roccati. Angela, una domanda al volo. Mi ha colpito il fatto che da Indivisibili, in cui sei con tua sorella e in più canti, passi a Lucania, in cui sei da sola e senza voce, diciamo, è muta. Com'è stato il passaggio? Come l'hai vissuto? Allora, beh, a parte il passaggio, cioè nel senso che oltre a questo ho fatto altri due film prima di questo, quindi in realtà è stato un passaggio molto graduale. E, in realtà è stato bello, emozionante, perché Lucia è un personaggio che ho sempre desiderato fare, una ragazza senza voce, mi è sempre affascinato lavorare con il corpo, con il suono e comunque avere un contatto diretto con la natura, perché siamo in un'epoca in cui la natura ormai non è più presente nelle grandi città. E quindi mi ha affascinato molto, mi sono catapultata a 160 gradi, ho fatto un'esperienza sensoriale molto, molto intensa. Senti, un'altra cosa, invece i paesaggi, è vero che la campagna è vicina alla Basilicata, però paesaggisticamente è un po' diversa, cioè è un mondo molto più magico. Come l'hai vissuta questa nuova esperienza? Io non conoscevo la Basilicata, cioè nel senso che non c'ero mai stata, non ci sono mai stata, e quando abbiamo girato il film sono letteralmente, sono stata felice perché c'erano dei posti veramente molto magici, tra cui il Monte Pollino, Senise, quindi sono rimasta affascinata. Va bene, grazie mille. Grazie, allora. Grazie mille. Gio Capalbo, protagonista di Lucania. Sì. Allora Gio, com'è? Tu, come dicevamo prima, hai una carriera internazionale. Com'è tornare a casa e volere fortemente un progetto sulla tua terra? Io torno sempre a casa quando faccio cinema. O lavoro con Mel Gibson, o con Greenaway, o con Abel Ferrara, o con Marco Giordano, o con Mario Martone, o in giro per il mondo, io torno sempre a casa, perché quel mondo me lo porto sempre dentro di me. E tutte le memorie emotive che uso per i miei personaggi fanno parte dei primi 7 anni della mia vita, per cui io ho una library sterminata di dove attingere, che è il mio mondo, il mondo contadino. Io ho fatto il doppio ruolo di produttore e attore, e questo per me è veramente un dire grazie a quel mondo che non c'è più, perché mi ricordo da ragazzino migliaia di contadini della Senise che partivano con la zappa sulla spalla e camminavano e andavano in questo posto bellissimo, una pianura sterminata che si chiamava il Pantano, e io e mia mamma mi portava su una cesta dove da una parte ci metteva la roba da mangiare per mio papà e dall'altra parte c'ero io, un anno e mezzo, e questo mondo guardato dall'alto, questa ondulazione di questa cesta per 6 km all'andata e 6 km al ritorno, io evidentemente già fantasticavo e mi sentivo appartenere sempre a quel mondo, e per cui vivevamo proprio nel mondo magico. Io ho vissuto nel mondo del realismo magico, dove qualsiasi cosa che mi succedeva mi curavano con la 100 lire in testa, piuttosto che con le bucce di patate, piuttosto che con la fascina. Mettevano una bacinella, ci mettevano dell'olio dentro, improvvisamente mi facevano questa fascinatura con la forbice e dicevano delle preghiere, tra preghiere pagane e cristiane. Quindi questo mondo sinergico di queste due culture, del paganesimo e del cristianesimo, che si fondevano e che rappresentavano l'unità di una comunità. Il mondo magico era rappresentava la sintesi, l'aggregazione di un mondo contadino che non c'è più, e noi lo dobbiamo riportare sulla ribalta, perché sono loro, il mondo dei vinti, che noi dobbiamo ringraziare, quel mondo che sta sempre all'angolo, e noi dobbiamo dire grazie tutti i giorni. Questa è stata la mia spinta, è stata questa spinta potente, fortissima, per ringraziare mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle, i miei antenati, e più in generale quel mondo contadino che tutti i giorni lavora, tutti i giorni sta nella terra, si fa veramente un che enorme, e questa roba qui non la dobbiamo dimenticare. Ci deve essere qualcuno che deve parlare di quel mondo, come ne ha parlato anche i grandi registi in passato. Non dobbiamo mai, come dire, abbassare la guardia. Ed è un film in controtendenza rispetto a quello che è l'accentuarsi nel raccontare storie metropolitane, un horror, altre storie così, sempre di genere. E invece dobbiamo raccontare questo mondo, perché questo mondo rappresenta un mondo ancestrale nella modernità, e questo è molto importante. Per cui questo che
noi stiamo vedendo anche nei festival, no? Abbiamo vinto un premio come miglior film straniero con 70 paesi concorrenti in America, a Houston. Evidentemente questa pam tocca il cuore della gente, deve toccare il cuore. Il cinema pam deve toccare il cuore, se no è inutile farlo. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Gigi Roccati, il regista di Lucania. Protagonista. Niente, continuiamo, tanto. Senti Gigi, da Babylon Sisters a Lucania, sempre di donne si parla, perché Angela Fontana, la protagonista, è comunque appunto è il fulcro del film. Come racconti le tue donne tu nel film? Io credo nelle donne come il futuro, non mi fido più degli uomini al potere, ma in ogni caso questo film è ispirato dalla madre terra, quindi Lucia è una speranza alla fine di questo viaggio disperato di un padre e di una figlia, di un contadino che difende la propria terra e di una figlia prigioniera di un padre antico che riscopre la figura del padre proprio in questa fuga in cui lei diventa donna. Lucia è una speranza indomabile e forte, come la sua terra, la Lucania, portatrice di saperi antichi. Lei ha il dono di vedere la madre morta, Argentia, Maya Morgenstern, la Madonna di Mel Gibson. Questa è una storia drammatica che porta però una luce alla fine di questo viaggio. Io sì, ho avuto delle maestre donne, Judith Malina, la fondatrice del Living Theatre, dove si erano formati Robert De Niro e Al Pacino. Judith è una maestra di teatro, adesso non c'è più, così come per noi è stato Antonio Infantino, che ha insegnato ad Angela e a Lucia lo spirito, l'anima della Taranta. Perché ad Antonio abbiamo dedicato questo film, lui ha composto la colonna sonora ed era un uomo magico. Babylon Sisters è stato anche una storia di donne, dove io ho fatto da specchio a delle protagoniste straordinarie che mi hanno aiutato a scrivere i loro personaggi, così come Lucania è stato scritto viaggiando la Basilicata e incontrando le persone di quella terra. Penso che le storie debbano essere mosse da urgenza e da ragioni personali, quindi ho fatto mia le ragioni personali di quello che era il bisogno di Joe di parlare della propria terra, di una terra che molto spesso non viene rappresentata, troppo poco forse, per la bellezza invece e la cultura straordinaria di cui è portatrice. Va bene, perfetto, va benissimo, grazie.